Bene, tra un minuto saremo in diretta a Spazio Pensiero Incontri con l'autore e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Gianni Bott, che è un medico oncologo e radiologo qui di Pordenone, ma anche scrittore e scienziato. E quindi è un piacere non solo presentarti a chi ci segue in questo spazio, ma anche un po' dare modo di parlare di questa tua prima opera molto interessante, Verso l'infinito, perché il tema è intrigante, è affascinante e intrigante. Io quando ho visto il libro in libreria, l'ho preso subito, ho visto che l'autore era anche un nostro concittadino pordenonese, l'ho letto ancora più volentieri. E ne sono rimasta affascinata, te lo dico sinceramente, perché il modo che hai avuto di affrontare questo tema, e me ne parleremo, mi ha molto così suscitato grande interesse. Allora, io ti chiedo, Gianni, tu sei medico, sei un oncologo, radiologo, hai fatto tutta la tua carriera nei servizi anche pubblici, e da cosa nasce la scrittura? E com'è che ti è venuto di scrivere? E poi, soprattutto, tu sei scienziato. Come hai conciliato la scrittura e la scienza? Bene, buonasera, intanto buonasera a tutti, ciao. Scienziato, hai usato un termine molto impegnativo, se vogliamo. Io non so se sono uno scienziato. Sicuramente ho studiato nella mia carriera, ho studiato molto e la lettura e la scrittura sono state, per i 40 anni che uno lavora nel servizio pubblico, sono state condizionate da quello che era il mio lavoro, quindi avevano una finalità ben precisa: leggere per cercare di conoscere questo qualcosa che poteva essere utile al mio lavoro e conseguentemente ai pazienti. Questo era l'obiettivo. Però il mio pensiero chiaramente spaziava e spazia ancora, almeno cerco di farlo spaziare, su altri orizzonti. E il piacere della scrittura, l'ho cercato, non è una cosa che mi è venuta così a caso. Ho provato. Scrivere, cercavo di scrivere per portare su carta delle emozioni, quel qualcosa che io sentivo. E il titolo del mio libro, Verso l'infinito, che effettivamente è un titolo in sé impegnativo, anche se dopo l'opera è molto semplice, ma cercare un qualcosa di andare verso l'infinito e come e cos'è che ti porta a cercare l'infinito? Nella mia formazione scolastica, universitaria, ho avuto modo di esplorare quelli che erano elementi particolari e l'elemento da cui tutto ha origine, l'atomo, non tutto ha origine, intendiamoci, ma è qualcosa che forma il tutto, è l'atomo. E i miei ricordi sono passati da quella che era la conoscenza degli ultimi anni a quella che erano le mie prime esperienze sui libri fatte dalle elementari alle medie. E l'atomo era raffigurato in modo molto così, se vogliamo, semplice, con dei disegni, questo qualcosa di centrale, circondato da questi elettroni. Io vedevo queste immagini e, girando qualche pagina, poi si guardava e si vedeva il sistema solare.
caspita, sono cose simili. E queste cose qua, se dici, ma l'atomo, ma se noi trasferiamo questo qualcosa di piccolo piccolo, lo trasferiamo in alto e noi proviamo ad alzare gli occhi verso il cielo da un prato dove l'inquinamento luminoso non condiziona la nostra immagine del cielo. Guardiamo e pensiamo che tutte quelle stelle, quei sistemi solari che ci sovrastano, possono essere simili ad atomi. Questo, se vogliamo, era il pensiero che ha condizionato la ragazzina che è la protagonista del mio Ecco, io vorrei romanzo. proprio parlarti anche di questo, perché tu hai dato come unità di misura, diciamo, hai preso un'unità di misura, l'atomo, però hai preso anche come unità di misura anche il cuore. E questo è un po' in tutto il libro, atomo e cuore, è un po' sono dei passaggi che tu fai, e anche nel libro sono le grandi domande, no? Le grandi domande della vita, da dove si viene, dove andiamo, ma anche le grandi domande della scienza e quali sono le risposte della scienza. Ecco, perché scegli una ragazza, una giovane ragazza, Alice, dopo non diremo tante cose che adesso è il piacere di scoprire nel romanzo, ma perché scegli una ragazza e non un ragazzo, per esempio, per fare questo viaggio? Non è facile rispondere. Comunque, potrebbe anche essere il fatto che la ragazza dopo cena aveva più facilità una ragazza del liceo dopo cena ha più facilità nella normalità dei casi di stare con se stessa e guardare se stessa magari dalla sua camera o fuori in giardino, mentre il ragazzo me lo immagino più deciso a scoprire quello che sta intorno, non da dentro. Questo è un modo molto semplice, forse non giusto di generalizzare, perché poi ragazzo e ragazza potrebbero avere pensieri diversi, ma io così la ragazza me la sono immaginata più disposta a pensare e in solitudine, cosa che il ragazzo me lo immagino più disposto a cercare la compagnia. Ecco, Ma infatti per cui però puoi fare il viaggio al femminile, no? Un sì, femminile e che dopo porta il viaggio. chiaramente poi da questo guardare il cielo, guardare le stelle e vedere le stelle che cominciano da lì e vanno fino a lì, e dopo cosa c'è? Questo viaggio inevitabilmente l'ha fatto la ragazzina che da dietro la sua casa guardava il cielo. E naturalmente questo suo guardare, questo suo farsi domande era condizionato anche da quello che sentiva a scuola. A scuola, quell'anno scolastico lì avevano fatto calcoli integrali, avevano fatto le equazioni e arrivavano queste equazioni, arrivavano all'infinito. No, non arrivavano. L'equazione finiva con una freccia e un 8 coricato. E quindi tutto il calcolo tendeva ad infinito, non finiva lì. E questa è una cosa che ha messo un po' di curiosità a questa ragazzina. E ha messo un po' di curiosità e ha detto: ma perché tutte le altre equazioni finiscono con uguale e un numero e questa no, finisce con una freccia? Ma vuol dire che poi lì non ci possiamo arrivare. E quindi cercare una risposta mentre guarda le stelle, cercare una risposta a questo, che è una considerazione che, se vogliamo, a scuola si fa purtroppo, tra virgolette, in modo sbrigativo, però è una considerazione che lei faceva, dice, ma ci possiamo arrivare lì, ci possiamo arrivare a questo infinito?
No, la logica, il pensiero della nostra conoscenza dice no, basta, tu guarda quello che vedi, vedi, più là di là non ci arrivi. E questo invece lei non lo accetta e parte. Non è che lei vuol partire, viene accompagnata da una figura, è un'ombra Ma io che... vorrei fermarti prima di Sì. entrare nel chi lo accompagna, perché l'accompagnatore, non è un caso, metti il nome alla ragazza Alice. Allora mi chiedo se Alice nel Paese delle Meraviglie fa un viaggio sottoterra, la tua Alice lo fa invece nel cielo, Sì. Sì. dentro e fuori, ma lo fa nello spazio. Ma io vorrei dare. Leggere proprio un pezzetto e poi riprendiamo il discorso perché scegli un Vergilio che accompagni questo femminile verso l'infinito. Allora, è a pagina 44 di questo libro, Verso l'infinito. La grandezza dello spazio che stava guardando la elevava a pensieri che sfioravano l'intellegibile, pensieri non comuni. Per una ragazza della sua età che conosceva la matematica, l'astronomia e la filosofia, ma in modo semplice e scolastico. Virgilio, tuttavia, le suggeriva pensieri grandiosi. Pensava come sarebbe stato bello se lo studio della matematica l'avesse accompagnata attraverso la natura dei numeri, alla scoperta dell'essere e del divenire dell'universo. Avvicinarsi così a quell'otto coricato che giaceva inespressivo sui testi e sui quaderni di scuola, quando invece avrebbe dovuto essere solamente pensato. Un pensiero grandioso, solenne, immaginifico. Virgilio le suggeriva che la matematica l'avrebbe accompagnata a conoscere l'astronomia e attraverso questo avrebbe potuto comprendere l'armonia dell'universo, tanto che Alice avrebbe potuto guardare il cielo sopra di lei e vedere con la sua mente e non solo con i suoi occhi. Veramente è semplice la tua scrittura, però la trovo profonda. E questo viaggio verso l'infinito è intrigante per una ragazzina di liceo che si fa accompagnare da un Virgilio. E allora questo Virgilio ce ne parli? Allora, è una guida. Il nome mi è stato suggerito. Sì, e forse ho sbagliato a mettere un nome così importante per una guida, però mi affascinava. E quindi è lei che mette questo nome, perché in quegli anni lì del liceo lei aveva anche studiato la Divina Commedia, sono nomi che ha sentito e ha detto: ma ci metto questo nome qua, perché se lui mi fa da guida. Ma com'è che fa da guida Virgilio? Virgilio, lei guarda il cielo e a un certo punto vede un'ombra immanente, un qualcosa, una figura che non è umana, questo qualcosa che si fa sempre più evidente. Non palpabile, è un qualcosa di etereo che si avvicina a lei. E la prima roba da fare in quelle occasioni è aver paura. Aver paura che però lei non ha. Perché la curiosità, la voglia di andare oltre, riesce a dominare la sua paura. E questo qualcosa, questa figura, la prende per mano. E guardandola sembra quasi abbia un volto. Cos'è questo Virgilio? È un extraterrestre? Non sappiamo, non lo so, non lo sa neanche Alice. Ma noi parliamo degli extraterrestri, ce li disegniamo come ometti con le gambe corte, la testa grossa, così, ma extraterrestre è qualcosa che viene da fuori. Ma da fuori, ma da dove arriva?
Virgilio le fa capire anche che non è semplice che un extraterrestre parta dal suo ambiente e arrivi sulla Terra, perché ci sono anni luce di distanza, per cui questo qualcosa dovrebbe avere un metabolismo, un qualcosa che la... Quindi resta nella confusione. Però ci sono o non ci sono gli extraterrestri? Questo è un dubbio che... E se lei chiede a Virgilio ci sono o non ci sono gli extraterrestri, Virgilio sorride ma non risponde. E comunque questo non è il punto. Il punto è come l'ha accompagnata. Virgilio la prende per mano e si alzano, vedono la terra, prima di tutto la sua città. Poi si allarga, la visuale si allarga, si alzano e lei in maglietta e jeans si trova a fare un viaggio spaziale, cosa che dice: ma com'è possibile? Qua io mi sento a mio agio dal punto di vista climatico, se vogliamo, eppure vedo tutto dall'alto. E allora Virgilio le fa notare che noi, quando guardiamo, vediamo con gli occhi. Ma abbiamo anche il cuore che ci porta, la mente che ci porta, la nostra coscienza ci porta a vedere, a condividere emozioni e questo qualcosa è quello che la guida nell'andare oltre. Per cui, Sì, sì, dimmi. volevo un po' fermare per riprendere un discorso che nel libro è molto interessante, perché è una guida, come tu dici, no? Che la porta nello spazio, ma la porta anche nel tempo, la fa viaggiare nello spazio e nel tempo, verso l'universo, nell'universo. Però è anche una guida che l'accompagna nel viaggio della vita, perché il fascino, secondo me, nel tuo libro è questo viaggio che sia, diciamo, verso l'esterno, ma anche verso la vita di tutti i giorni, perché la città in cui tu ambienti questa bella storia è facile riconoscere una piccola città, è la nostra città, ogni tanto senza nominare, ma per noi pordenonesi è la città. Si vede Pordenone, sì. Sì. Ed è simpatica questa cosa, perché è come se da un piccolo centro, da una piccola città, si può essere nel mondo, nel cosmo. E l'accompagnamento di Virgilio è una figura veramente che tu hai azzeccato. Il nome, dire Virgilio, dire guida. Ma che cosa mi è incuriosito molto, che questa ragazzina fosse così rappresentata, molto consapevole, ecco, per la sua età e molto alla ricerca. È come se tu avessi rappresentato un femminile, una ragazza molto giovane, in ricerca, dentro e fuori. Io ho cercato di caratterizzare questa ragazza e i momenti importanti della vita di un ragazzo di 16-17 anni sono cadenzati dalla scuola. E nella scuola, nel vedersi lì a scuola, ci sono anche delle riflessioni che dicono come vive questa cosa. A volte la scuola le va un po' stretta, ma questo non perché sia la saputella, ma perché diciamo che è una così, curiosa di sé, curiosa, per cui non si accontenta di quello che io nel mio scritto. Ho parlato del programma scolastico, forse a sproposito, qualcuno magari criticherà questo modo, però la scuola, Alice, io non so niente, ma Alice la vede a volte condizionata da questi programmi che la rincorsa verso la, la, la,
chiusura di questo programma a volte fa saltare dei momenti di riflessione. E nel gruppo di una classe ci sono quelli, tra virgolette, bravi che riescono a seguire alla perfezione questo programma, ma a volte per fare questo trascurano i particolari. Ma anche spingono un po' la curiosità, no? Perché sì, apprendono e si ha la sensazione che fatto il compito, fatta l'interrogazione, quel capitolo lì viene chiuso e l'argomento quasi viene dimenticato. Invece la curiosità dovrebbe essere un flusso continuo, un fluire nella presenza in classe e dopo. Un pensare lungo questo qualcosa che è il programma effettivamente dovrebbe cadenzare questo qualcosa. Sì, quello che fai parlare Alice, è interessante questo perché un'adolescente, una giovane sì. ragazza, un po' più di adolescente insomma, che ha molta curiosità e che non sempre trova nella scuola tutta la capacità di poter esprimere la creatività e la meraviglia, mentre la trova anche dentro e perché ha un bisogno di conoscenza. Ma quello che mi ha fatto così, mi ha intrigato se vuoi, è che questa ragazza nella conoscenza, nella fame che ha di conoscenza, fa anche le riflessioni di trascendenza, di coscienza, ecco, scienza e coscienza. C'è un mix che questo Virgilio nella compagnia. In questo mix la guida Virgilio, perché lei parte da qualcosa di materiale, però la guida ad uscire da questo. Prima di tutto, appunto, come dicevo, il fatto di poter essere nello spazio vestita in jeans e maglietta. E questo chiunque capisce che non si può fare, ma la nostra trascendenza ci può portare fino lì. Sì. E quindi lei questo qualcosa, su questo viene guidata da Virgilio. Dopodiché ci sono le dimensioni, la distanza. La distanza molte volte in questo suo percorso la impaurisce, perché va lontano da quello che è la sua casa, la sua famiglia, il suo focolare. La realtà in cui vive, la sua città e tutto, la porta lontano e dice: ma potrò ritornare a questo? E questo è una cosa che le crea una certa ansia, ma l'ansia viene vinta dal desiderio di andare oltre, che è quello che dovrebbe guidarci tutti nella nostra vita. Noi dobbiamo cercare di andare oltre. No, ma è anche bello perché come fosse un passaggio che questa giovane donna fa per vedere da distante, no, la famiglia, gli affetti, gli amici, la scuola, la città che ama, e nello stesso tempo, come dici te, la curiosità di andare oltre è forte. Però c'è questo legame del cuore, della mente e del cuore, che è sempre un intreccio, come un intreccio a otto, no? Mente e cuore, e ogni volta te lo fai nei vari passaggi del libro. Bello, bello sta considerazione dell'intreccio a otto, questo non ci avevo pensato. Mi è venuta proprio perché nel tuo libro questa cosa è evidente che c'è un continuo intreccio tra scienza e cuore. E credo che derivi anche molto per l'amor di Dio, dalla tua personalità, dalla tua esperienza, ma anche dal tuo modo di essere stato medico. Per quello che dico scienziato, ma la relazione col paziente, con la persona sofferente, quindi metterci del cuore. E non potevi che trasferirlo, questa attenzione, anche in questa bella storia. È una storia che mi viene da dire per ragazzi, che sarebbe di ottima lettura per i ragazzi, per gli adolescenti, per i giovani uomini e donne, ma lo trovo anche per gli adulti.
perché è un modo Allora, semplice di coniugare questo e quello. per i ragazzi forse è il primo pensiero. Il primo pensiero per i ragazzi perché possono arrivare direttamente a queste considerazioni, a queste cose, possono trovarsi, vedersi in qualcosa e quindi. Però gli adulti, allora veniamo a un punto. Io sono andato in pensione, quindi sono adulto, lo confesso. Non finisce qua. Io Certo. mi sono messo a scrivere. Il primo giorno era un gioco, il secondo un po' meno, e dopo ci ho pensato. E dopo ci ho pensato perché questa ricerca. Questa non finisce dopo 40 anni di lavoro in un determinato posto. Noi dobbiamo essere sempre alla ricerca di qualcosa. Per cui, giocare come faccio io con la scrittura, è un modo di proporsi, condividere determinate emozioni. Vuol dire che sono ancora pronto a provare emozioni e questo deve continuare. Io devo andare fuori, adesso sono chiuso in una stanza, andare fuori, guardare il cielo, vedere le stelle, perché adesso è un po' che non piove, guardare le stelle e guardare e chiedermi perché, cosa c'è. Devo farlo alla mia età come lo facevo a 17 anni. Sì, e credo che quella delle domande da dove veniamo, dove andiamo, è la eterna domanda dell'esistenza, è il nostro viaggio, no? È il nostro viaggio esistenziale. Ed è bello di mantenere sempre la meraviglia, ecco, quello che è il gusto, il piacere di meravigliarsi e la curiosità, che credo che quello che è una caratteristica dei giovani, che sono alla scoperta, ma che può essere anche una caratteristica della persona anziana, e allora è sempre giovane nel cuore e nella testa perché si meraviglia ed è curiosa. Hai ragione, quindi anche mettersi a scrivere, anche in un'età matura, è un bel modo. È un così, vedere, condividere emozioni. E queste emozioni che io ho provato nel lavoro. Allora, piccola parentesi, io nel lavoro ho fatto, penso di aver dato qualcosa, come tutti, però io ho avuto anche una grande fortuna che accanto a me lavoravano delle persone meravigliose. E quindi tutto diventa più facile. Certo. Credo che la professione che hai fatto, che voglio dire il lavoro, ti abbia in qualche modo impegnato, ma anche impregnato, ecco, no? È E qualcosa che questo è ti. vero che abbiamo vissuto poi nella nostra città, ma abbiamo vissuto un'epoca in cui lavorare nel mondo della sanità era un'avventura, una scoperta, un crescere, e c'era un modo di poter partecipare attivamente a un processo evolutivo istituzionale. Adesso diciamo un po' meno, ma vorrei tornare perché sarebbe, apriremo, ne faremo un'altra Sì, puntata no, su questo, diventa un altro argomento, sì. perché anch'io ho vissuto nell'ambiente sanitario, sociosanitario, quindi la conosco bene. E siamo della stessa generazione. Ma questa, torno al bisogno poi che sia anche di trasmettere. Penso che a una certa età si abbia voglia proprio di trasmettere, di passare il testimone, di lasciare come una traccia di sé. E scrivere può essere un bel modo. Non l'unico, però un bel modo. Sì, ma per me l'idea di avere in mano un libro scritto da me, aver scritto qualcosa, sensazioni, emozioni che ho provato, qualcosa, è una cosa che per me, nel momento in cui ho visto la stampa, l'ho presa in mano, è stato un momento bellissimo, perché è qualcosa, insomma, è qualcosa che, a dire la verità, cercavo da tempo. E
E sono riuscito e dopo chiaramente il risultato sarà giudicato dalla gente che lo legge, molti lo considereranno con sufficienza, a qualcuno piacerà, ma non è questo il problema, perché questo fa parte del gioco. Sappiamo benissimo che la gente è inevitabile che non tutti condividano il tuo modo di approcciarsi con la scrittura e con quello che c'è dentro la scrittura. Per cui su questo non ho delle aspettative ben definite, insomma, perché tanto. Però mi fa piacere quando incontro qualcuno che dice ho visto, ho letto, è già qualcosa, indipendentemente dal fatto. Mi è piaciuto, mi gratifica di più. È una cosa da poco, mi gratifica meno, però è un qualcosa di importante nella vita di una Ma persona. guarda, io sono d'accordo perché una espressione di sé, poter esprimere, proprio tirare fuori da sé e dare come testimonianza di un pezzo della propria vita, delle proprie riflessioni, poi quando si è, il libro è compiuto, non ti appartiene più, qualsiasi tipo di libro, appartiene a chi lo legge e ne farà l'uso. Che sarà possibile per ognuno, come ti piace o non piace, ma al di là del piace o non piace, è che ognuno legge e sente a modo proprio. Per cui anche il tuo libro ha questa, secondo me, caratteristica che va a sapere in quali mani arriverà, chi ti leggerà, però che sia un ragazzo, una ragazza, che sia un adulto, che sia chiunque, che ti conosca o meno, che ti conosca o meno, il libro vi comincia a vivere in quel momento, in chi legge, perché in chi scrive lo ha vissuto mentre lo stava scrivendo, è compiuto un parto, lo hai messo al mondo, poi appartiene al mondo. E quindi trovo che i libri son cose vive. Ho creato questo spazio proprio pensiero, incontri con l'autore, dando proprio anche, mi interessava soprattutto ad autori locali, per dare modo di parlarci, di confrontarci, di farsi conoscere e credo che questa sia la ricchezza di una comunità. Poi il tuo libro potrà viaggiare anche in America, potrà viaggiare in Sicilia, chissà dove andrà, in quali mani, ma e come è bello che a partire dalla nostra comunità, io proprio incentivo molto tanti a scrivere, sentivi dire qualcosa, non preoccuparti del giudizio, esprimiti, io dico sempre, poi sarà quel che sarà. Condivido. E questa è una cosa bella, ma per tutti, anche dai ragazzi, ma anche da adulti, di avere il tempo per leggere. Perché chi legge scrive e chi scrive legge. Non so se sei d'accordo. Sì, sicuramente, sì, è una cosa. E devo dire che dopo la fine dell'opera c'è una grande soddisfazione. C'è una grande soddisfazione perché hai raggiunto questo qualcosa che sentivi in modo etereo e che invece è diventato tangibile. È una creatura, È una è una creatura molto bella, molto creatura. bella. Sì. E il tuo libro, che poi è un libro di quante pagine? Di 110 pagine, no? È un Sì. libro che si legge facilmente, però lo trovo sempre che dà da pensare ai grandi temi. E questo secondo me è il tuo privilegio in questa opera. Che è Questo, semplice a mio parere, questo libro, profondo. 100 pagine, 100 pagine si leggono, Umberto Eco diceva 3 minuti a pagina, e quindi è una cosa, però una pagina si può leggere in 3 minuti o anche in 30. Puoi fermarti a guardare. Il mio modo di leggere. E non è quello di 3 minuti a pagina,
è quello di leggere e pensare a quello che c'è scritto, magari. E quindi 100 pagine possono essere poche, ma ci può essere del tempo da dedicare. Ecco, come ultima cosa, volevo un po' rimandarti un po' l'osservazione che ho fatto e anche a chi ci sta ascoltando e chi leggerà il tuo libro, che la ragazza, i giovani che rappresenti, son ragazzi freschi, nel senso che c'è curiosità, ma questa energia viene messa nella conoscenza, perché siamo abituati tante volte dai media di leggere di ragazzi inquieti, di ragazzi che cercano, e cercano attraverso tante volte l'alcol, la trasgressione, le sostanze, stanno cercando qualcosa, perché se andiamo via dal giudizio morale, tiriamo via il giudizio morale e diciamo: ma questi ragazzi che vogliono? Cosa stanno cercando? Hanno una guida, hanno il loro Virgilio? E così mi sono sempre detta che in fondo anche chi usa sostanze cerca qualcosa. E allora se diventa sano, no? Cercare la via del cuore, cercare la via della conoscenza, cercare la via della scienza, allora la scienza diventa meraviglia. Ecco, questo, io ho fatto queste considerazioni nel tuo racconto. Io quando vedevo quei ragazzi e cercavo di portare le loro immagini su carta, non pensavo ai compagni di scuola di Alice, ma pensavo ai miei compagni di scuola, alla mia esperienza. E l'esperienza fatta quando si cominciava a conoscere un po' di tutto, non era ancora scoppiata la violenza per le strade, però si poteva trovare qualcosa da fumare oltre alle sigarette, si poteva trovare di tutto, però io ricordo di bei ragazzi che... Scusa. È il bello della diretta questo. È bello della diretta che uno si è dimenticato il telefono e esce. Allora continuo io, perché quello che, finché non ritorna Gianni, è quello che ho trovato in questo libro, è anche uno spaccato, se non è che, della nostra città di Pordenone, di una piccola città di provincia, che però è molto viva culturalmente e in cui c'è un equilibrio in comunità. Certo, non siamo scevri da problematiche, dalle questioni che attraversano tutta l'Italia e in tutti i paesi, però diciamo che nel nostro vivere in una cittadina di provincia c'è molto spazio, molta attenzione per la cultura, per la musica, per la scrittura, da Pordenone Legge a Cinema Zero, al Festival del Cinema Muto, a Pordenone Pensa. E allora in questo humus qua noi troviamo, una città anche così piccola, molti lettori, ma anche molte persone che scrivono. E questo... E allora, guarda, stiamo concludendo, voglio riprendere un po' il discorso, che tu sei uscito dalla scena. No, scusa, volevo solo dire, scusarmi per l'uscita, ma l'uscita dalla scena è stata dettata dal fatto che io non ho coraggio a spegnere il telefono. Nel senso che ho due figli che vivono a Milano e cuore di padre, va bene, ma questo sai anche e questa la era una. caratteristica, questa è la caratteristica. Questa era una, siamo così. Io non sono capace di spegnere il telefono. Va bene, questa è una cosa che ti contraddistingue. Bene, ma tornando a noi, per dare un po' anche un verso, questo verso l'infinito, no? Questo tu medico, tu in una piccola città che scrivi e che dai voce a questi ragazzi sani, sì, no? Sì, che trovano nella scienza, nella conoscenza,
ma anche nella via del cuore, degli affetti, un loro equilibrio. E questo è il messaggio che ho trovato molto, molto bello e molto positivo nel tuo libro. Son ragazzi, io ci credo a questi ragazzi, a quelli che erano a scuola con me 40 anni fa, o anche più, e quelli che anche adesso. Ci sono tante cose belle nei ragazzi e cerchiamo di dargli voce. Bene, guarda, io con queste tue parole cerchiamo di dare voce ai ragazzi. Io concluderei questo incontro con te. Ti ringrazio della tua disponibilità, ti ringrazio del libro che hai scritto e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito o che ci seguiranno nei social e nella radio Cosmo che ritrasmetterà tra qualche giorno questo incontro. Grazie Gianni e alla Grazie, prossima. grazie e Grazie. tanti saluti, buonasera, Ciao. grazie.